Nell'Ottocento, le vaste bonifiche trasformarono le paludi della zona in risaie. Risaie che permasero fino agli anni 60 del Novecento, caratterizzando la zona con scoli organizzati, cavedagne sopraelevate rispetto ai campi, insediamenti rurali. Questi furono creati soprattutto vicino al canale navile, via d'acqua usata per il trasporto del riso su barconi, fino ai primi decenni del secolo scorso. Iniziati nel 1998, i lavori hanno portato alla creazione dell'oasi di Larizza, un'oasi provinciale di protezione della fauna di oltre 500 ettari. Gli ambienti creati permettono la presenza di numerose specie di uccelli, tra queste le specie tuffatrici, come i più comuni cormorani. Sono presenti anche specie rare, come la vocetta, che necessita di acque poco profonde e banchi di fango semiaffioranti. Istituto Superiore per la Protezione e la Ricerca Ambientale, ex Istituto Nazionale Fauna Selvatica di Ozzano Emilia, Bologna, l'inanellamento è un metodo scientifico che permette, grazie a una codifica internazionale, di ricostruire le storie individuali degli animali. Allora, questo è già chiuso. Aspetta un attimo. 48 d'altezza. L'inanellamento è effettuato periodicamente dai volontari. I volontari continuano la loro attività di inanellamento. Non ho sensibilità nelle mani. In questa eccezionalmente fredda giornata di marzo, nel centro di reintroduzione della cicogna, già si preparano le coppie per l'imminente stagione riproduttiva. Gli uccelli ritornano dalle stazioni di svernamento a sud del Sahara e la stagione riproduttiva ha inizio. Il livello delle acque degli acquitrini determina la presenza o l'assenza di determinate specie di uccelli. I volontari presenti nell'oasi, quando il livello delle acque è troppo basso, la prelevano dal canale navile tramite pompaggio manuale. Presenti da aprile a settembre, i cavalieri d'Italia sono la specie che maggiormente caratterizza l'oasi. In primavera è facile osservarne le schermaglie per la definizione delle coppie.
Ogni primavera a Larizza ha luogo l'inanellamento delle giovani cicogne, che permetterà di ricostruire i percorsi migratori e molte altre informazioni importanti sulla loro biologia. All'ingresso dell'oasi di Larizza si trova un centro polifunzionale. In estate, al tramonto, come al mattino, quando la temperatura è meno elevata, tutte le specie sono particolarmente attive nella ricerca del cibo. L'oasi, frequentata da numerose scolaresche in visite guidate, è di grande importanza per l'educazione ambientale. Il controllo del territorio dell'oasi è garantito dalle guardie ecologiche volontarie. Le guardie ecologiche esplicano il loro servizio con 3-4 uscite settimanali e controllano il comportamento dei visitatori dell'oasi. Altre attività che fanno le guardie ecologiche sono quelle dell'educazione, formazione, informazione dei visitatori dell'oasi. In questi ultimi anni le infrazioni sono state veramente di poca entità. Ricordo solo un paio di episodi relativi a raccoglitori di funghi, così che sono stati qui sorpresi. Tra le presenze sporadiche nell'oasi vi è la gru, un uccello di grandi dimensioni. Presenza costante e assidua è quella del falco di palude, facilmente osservabile in caccia.